sono le scorciatoie. Se voglio arrivare al lago di Pilato, devo farlo con le mie gambe e l'aiuto di un uomo che questi posti li conosce come le sue tasche. Senti, ma tutte queste leggende che ci sono su questi monti, qual è quella secondo te che potrebbe essere vera? La più radicata è la leggenda della Sibilla. Ci abbiamo scritti che parla della Sibilla del 1200, 1300, 1400. Quando manca il lago? Il lago manca poco, adesso appena sbalighiamo qui, ce l'abbiamo qui sotto. Dovevamo andare sul lago di Pilato, siamo finiti sulla luna, mannaggia. E l'atmosfera sembra lunare, anche perché quest'anno abbiamo avuto un inverno mite e una primavera con temperature invernali. Praticamente il lago ancora è pieno di neve, l'acqua non è ritornata, poi comunque non è un problema, adesso ritorna a breve. Mannaggia, sembra di stare davvero in un posto surreale, ma questo lago che c'ha di particolare? Il lago è la testata di un antico ghiacciaio. Dentro al lago abbiamo anche il chirocefalo del Marchesone, che è un animale unico e vive solo al lago di Pilato. Muoiono tutti gli anni quando la temperatura dell'acqua si abbassa e rimangono solo le uova. Quindi è una specie che ogni anno si estingue e l'anno successivo... Ogni anno si rigenera, si rinnova totalmente. È un miracolo, qua è tutto magico sui Sibilli. Tutto magico, dalla Sibilla alle leggende di Pilato. Secondo la leggenda, dentro al lago ci sarebbe il corpo di Ponzio Pilato trasportato da un carro di buoi, abbandonato. Questi buoi caddero nel lago e da quel momento il lago fu il lago maledetto. E secondo la leggenda c'erano due cerchi, uno fatto da Virgilio e uno fatto da Cecco d'Ascoli. Il negromante che veniva doveva fare un altro cerchio che metteva in comunicazione gli altri due, invocare il demonio che sicuramente veniva. Inizio a crederci davvero, eh! Quante volte sei venuto qua al lago? Dal 90 una trentina di volte all'anno vengo al lago. Ma di cose strane ne hai viste tu qua su? Ma ho visto sia di cose strane sia di gente strana. Gente strana che si mette a fare riti lì. Nel 90 ci fu un'eclisse in agosto e al lago era tutta gente strana. Ma strana, voglio dire, tutti siamo un po' strani, non è che uno strano perché se uno crede in qualcosa di diverso di te, per chi lo vede è strano, però non è detto che posso essere strano anch'io che ci vengo 30 volte all'anno. Queste rocce hanno qualcosa di magico, di speciale. Dicono che ogni tanto escono delle strane energie. A me è capitato di vederli, dovrebbe essere un fenomeno fisico spiegabilissimo. Comunque il geomagnetismo, secondo i gruppi esoterici, sia al lago che la Sibilla, dicono che sia molto rilevante rispetto alle altre zone. Bisogna crederci perché comunque l'aspetto leggendario magico lo vediamo anche oggi, sembra di stare in un'altra realtà. Man mano che ci allontaniamo dalla presunta porta dell'inferno, il panorama torna a sorridere. Nel bosco alle pendici della montagna incontro Andrea. Che tipo di foto fai qua? Di tutti i tipi, dai profili delle montagne, alle persone che incontro, ai colori, alle rocce, qualsiasi cosa è fotografabile qui. Proprio per la bellezza dei luoghi, noi, e per noi intendo un gruppo di amici e di amiche, ci siamo ritrovati subito dopo le scosse del 2016 per dare una mano alle persone che qui vivono. E abbiamo iniziato a raccontare la bellezza di questi luoghi in maniera molto più forte. L'abbiamo fatto all'interno di un progetto che è stato ideato da un mio amico che si chiama Luca Tombesi, denominato Riparti dei Sibillini. E nei racconti, sia fotografici che scritti, abbiamo provato a mettere proprio
tutta la bellezza che c'è in questi luoghi. Veniamo qui, scattiamo una foto, inseriamo questo hashtag, appunto Riparti dei Sibillini, e cerchiamo attraverso queste modalità virtuali di raccontare il reale. Quindi non soltanto ecco, la cima, il lago, la pianta, ma anche le persone e le attività che qui vengono fatte e che possono essere fatte. E invitare le persone a raccontare attraverso questo hashtag il territorio Sibillini ha coinvolto sempre più appassionati dei social, ma anche semplici amanti della montagna. Oggi, se qualcuno vuole capire meglio la bellezza dei Sibillini, può tranquillamente cercare questa parola chiave e trova un mondo infinito.